in questo nostro pomeriggio insieme in diretta dal MICAM. Radio Fermo 1 in questi giorni, come sapete, sta seguendo da vicino l'esposizione internazionale della calzatura. Di solito, più o meno intorno a quest'ora, abbiamo il collegamento telefonico con i nostri blogger, ma ovviamente siamo a Milano, per cui in questi giorni salteranno i nostri consueti appuntamenti. Però oggi, essendo lunedì, c'è Ilaria che sta facendo il giro d'Ilaria, o meglio d'Italia, e ogni tanto fa anche una cappatina all'estero. Siccome era di passaggio a Milano per motivi di lavoro, allora l'abbiamo catturata e l'abbiamo portata nello stand della Camera di Commercio. Ilaria, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, sei in veste questa volta di agenzia Admarca insieme a Gianluca, vi abbiamo conosciuti in studio, insomma i nostri ascoltatori sanno. E come mai siete al MICAM? Allora, siamo qua perché, vabbè, io personalmente sono un'appassionata della moda e quindi chiaramente vengo anche per una passione personale. Però siamo qua per seguire, vabbè, alcuni nostri clienti, in particolare uno, non so se posso fare nome e sì, cognomi. Vai. Vabbè, l'azienda si chiama MOMA e sta a Morro Valle, quindi provincia di Macerata, ed è una delle eccellenze marchigiane che abbiamo, quindi comunque mi fa anche piacere parlarne perché insomma porta alto il nome delle Marche, dell'artigianato marchigiano all'estero. Infatti è un'azienda che prettamente vende all'estero, però è molto conosciuta anche in Italia e comunque è appunto una delle eccellenze che abbiamo. Fanno scarpe artigianali molto belle, anche di una qualità medio-alta, perché comunque parliamo di un prodotto medio-alto. E quindi niente, oggi siamo qua in questi giorni di MICAM per raccontare quindi l'azienda che in questo momento seguiamo sui social, appunto dal punto di vista social, quindi comunque trarre degli spunti sia per la pagina Facebook, che insomma incontrare nuovi clienti, portare nuovi clienti, perché chiaramente per noi social media è anche marketing, e quindi cercare di portare nuovi clienti all'azienda, quindi attraverso Twitter, attraverso Facebook, con i tag specifici della fiera stiamo cercando di portare nuovi clienti o persone che ancora non conoscono questa realtà, questo brand, qui proprio allo stand per fargli conoscere poi questa realtà, che è molto anche divertente perché comunque Gigio e Daniele sono due personaggi. Sono i due titolari e sono veramente due personaggi, quindi tipici marchigiani, quindi persone molto comunque divertenti e poi dei veri e propri artigiani, quindi comunque ci fa piacere veicolare quello che fanno nei social media, che è il nostro mestiere. Senti, poi faremo un salto anche da loro. Adesso mi aggancio alla vostra presenza per ricordare anche che dal 15 al 17 marzo saremo anche noi insieme a voi a Tipicità. Ricordiamo anche gli appuntamenti, insomma, che ci saranno, gli eventi che presenterete a Tipicità. Facciamo un piccolo salto temporale e spaziale. Esatto, avremo una mini conferenza, un mini workshop proprio nei giorni di Tipicità a Fermo. Non so bene ancora precisamente se il sabato o la domenica, comunque in uno di questi pomeriggi faremo un workshop come Admarca in cui parleremo di un po' di progetti di social media marketing, soprattutto per la promozione del turismo, e in questa sede ricorderemo anche che la settimana dopo, quindi quella di diciamo metà fine marzo, saremo ad Amandola per un convegno invece proprio più strutturato di alcune ore, in cui lo stesso racconteremo un po' agli imprenditori, a chiunque vorrà incontrarci, quello che è stato fatto finora nelle Marche come promozione del territorio attraverso social media, ma anche gestione di clienti come appunto MOMA, quindi come il social media può anche essere uno strumento di marketing innovativo. Ilaria, io ti ringrazio per essere passata oggi a trovarci in una giornata di lavoro qui al MICAM. Noi ci risentiamo prossimamente in collegamento telefonico e poi a Tipicità, insomma, parleremo in maniera più approfondita di questi vostri progetti. Bene, grazie mille. Ciao.